Ciao a tutti, popolo del tubo, e benvenuti in questo nuovo test mod. Un test mod che riguarda nuove produzioni, nuovi prodotti. Un test mod per console e per PC. In pratica, con questa bellissima nuova produzione andremo a produrre robettina vegetale, ovvero latte di soia, latte d'avena e tofu. Quindi finalmente abbiamo qualcosa di diverso da fare nelle nostre farm e da portare. Il pack contiene due produzioni, una per il latte e una per il formaggio, appunto per il tofu, questo formaggio vegetale che si usa parecchio in Giappone, e poi due punti vendita che sono quelli di default del gioco, modificati per vendere appunto i nostri prodotti, che sono questi qua giù. Ecco qua, vedete, questo è il tofu, guardate che bella la fabbrica di tofu. Oh, tofu. Certo, c'è da dire che gli edifici l'hanno presi dalla mappa di default, però sinceramente è meglio questo che niente. Meglio questo che niente, amici miei. Indi per cui, mettetevi comodi che si comincia a spulciare la mappa, la mod e tutto il relativo funzionamento. Però prima ci sono alcune cose che io devo dirvi, perché sono importantissime per il canale, ovvero che in descrizione c'è l'altra mia piattaforma, dove sono in live tutte le mattine e tutte le sere, e se avete Amazon Prime potete sostenermi gratis con un abbonamento e venire a giocare con me quasi tutte le sere, perché quasi tutte le sere ci sono live per gli abbonati. In più c'è anche il tastino super grazie, che vi dà la possibilità di offrire un caffettino al sottoscritto, al canale, aiutare a sostenere il canale. Nella giornata di ieri mi ha offerto il suo caffettino Diego Lafe, quindi caro Diego, io ti dedico questo test mod, grazie. Inoltre potete comprare i giochini scontati Sistan Gaming e tanti altri link, dateci uno sguardo. Allora, cominciamo un po' a vedere questa mod. Innanzitutto, non ci fate caso per come ho buttato giù i posizionabili, l'ho buttati praticamente a caso, ma non è non è che sto facendo il concorso per la farm più bella, dovete solo vedere come funziona la mod e io ve devo spiegare, appunto. Allora, dove troviamo le produzioni? Le produzioni le troviamo qua, eccole qua. Una si chiama Vegan Milk Factory e l'altra si chiama Tofu Factory. Eccole qua, stanno qui. Mentre i punti vendita, li troviamo ovviamente, produzioni, punti vendita, sono V Supermarket e V Farmers Market. Ecco qua, come vedete, modificate appunto per ricevere tutti i prodotti. Ma andiamo a vedere sulla schermata delle catene di produzioni quali sono questi prodotti. Innanzitutto iniziamo con la Vegan Milk Factory, che produce latte d'avena, produce latte di soia, produce soia cuisine, che non so bene cosa sia, forse cuisine è panna da cucina, forse, e poi Skyr Style, che dovrebbe essere una specie, credo, di yogurt, non lo so, adesso mi informo dalla regia. Allora, soia cuisine effettivamente è una panna di soia per cucinare. E lo Skyr Style, mi dice la regia, che è uno yogurt vegetale. Quindi grazie regia, sempre molto pronta. Allora, ovviamente i prodotti che servono sono: per fare il latte d'avena ci servirà l'avena, l'olio di girasole e l'acqua. Se per caso non volete comprare, non volete comprare la fabbrica di olio di girasole, che voi dite, oh, ma io voglio solo fare sta roba qua, vi ricordo che ci sono mod che ci permettono di comprare i pallet di prodotti. Una si chiama, mi sembra proprio, Buyab, eccetera eccetera, per comprare tutti i prodotti che ci servono. Casomai ve la metto in descrizione, così se volete comprare zucchero, olio di girasole, eccetera eccetera, e non produrlo voi, potete farlo con la mod qua sotto. Comprate i propri pallet e gli buttate dentro i pallet. Del resto è realistico anche così, non è che nella realtà uno, se apre una fabbrica di soia, di latte di soia, deve aprirsi pure lo zuccherificio per farsi lo zucchero. Cioè, voglio dire, si comprano gli ingredienti, quindi va bene così. Comunque, ricapitoliamo: per fare il latte d'avena serve 15 d'avena, poi serve un olio di girasole e 25 di acqua. Per fare il latte di soia, 4 di soia, 1 di zucchero e 40 di acqua. Per fare la panna di soia, 3 soia, 1 zucchero, 30 d'acqua e 5 di olio di girasole. Per fare lo yogurt, invece, lo Skyr Style, 5 di soia, zucchero e 20 di acqua. Quindi
praticamente la fabbrica di latte vegano, di roba vegana, richiede avena, olio di girasole, acqua, semi di soia e zucchero. Mentre la fabbrica del tofu ci produce tofu, tofu rosso e smoked tofu, cioè tofu affumicato. Gli ingredienti che servono in questa fabbrica sono soia e acqua per fare il tofu normale, soia, acqua, girasoli, olive e pomodori per fare il tofu rosso, e quindi finalmente anche i pomodori hanno un'utilità a livello produttivo, di catena di produzione. E poi cippato, acqua e soia per fare il tofu affumicato. Voi direte, ma cippato a che ci serve? Cippato serve per simulare che andate accendo un fuoco, un qualcosa per... E questa è la parte un po' più debole, secondo me. Cioè, usare cippato per far vedere che accendiamo il fuoco e affumichiamo... Non lo so, non lo so, però va bene, dai, in pratica la fabbrica di tofu richiede semi di soia, acqua, olio di girasole, olive, pomodori e cippato. Allora, come vedete io ho riempito tutte le fabbriche al massimo, questi sono i livelli massimi per quanto riguarda la fabbrica di latte vegano, avena, mamma mia, 1,5 milioni di litri, 50.000 per l'olio di girasole, 1 milione di litri d'acqua, 500.000 per quanto riguarda i semi di soia e 10.000 per quanto riguarda lo zucchero. Mentre la fabbrica di tofu, 500.000 semi di soia, 1 milione di acqua, 50.000 per quanto riguarda girasole, olive e pomodori e 10.000 di cippato. Tanta tanta roba, raga, tanta tanta roba. Adesso mandiamo avanti il tempo e vediamo i nostri prodotti. Ovviamente ricordatevi sempre di attivarli, perché se non li attivate non produce niente. Allora amici, vi dico subito che la fabbrica è lenta, la produzione è molto lenta, quindi dovrete avere molta molta pazienza. Questi sono i pallet di latte di soia e latte d'avena, eccoli qua. Questa è panna da cucina, soia cuisine, come vedete, e questo è lo Skyr. Diciamo, non hanno avuto molta voglia di cambiare le texture, io avrei usato insomma texture un pochino diverse, non cambiare solo il nome. Però va bene, dai, ci accontentiamo. Mentre di qua, amici miei, abbiamo il tofu. Eccolo qui, qui abbiamo il tofu naturale, qui abbiamo il tofu rosso e qui abbiamo il tofu affumicato. Per vendere i vari prodotti non ci rimane che caricarli e venderli qua al supermercato, nei punti vendita, appunto, questi qui suoi. Adesso facciamo un piccolo esempio con la Superforza. Andiamo ad attivare la Superforza e così vi faccio vedere che i punti vendita funzionano. Ecco qua, questo è il primo, come vedete ci sta vendendo il tofu, e questo qua è il secondo. Lì i soldi non li vedete aumentare perché noi abbiamo già il massimo consentito dal gioco. Ecco qua che sparisce anche l'altro pallet, e quindi tutto funziona. A questo punto io rilancio la palla a voi, fatemi sapere nei commenti se vi gradisce, se vi piace questa mod, se la userete. Commentate, 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 lasciate un bel like, iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati sul mondo dei simulatori e non solo. Ringrazio gli amici abbonati, anima, vita e cuore del canale, che consentono al canale di sostenersi e andare avanti e di portare tutti questi contenuti. Amici, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!